Severino Nampi, De Luca annuncia un accordo con Sputnik, si sa, tutto il paese ha fame di vaccini, Draghi però risponde, attenzione perché ci vorranno almeno 3-4 mesi, c'è qualcosa che non quadra. Sì, è il solito bluff di De Luca che promette, in un momento nel quale ci vorrebbero certezze, soprattutto immediate, delle cose che sono lontanissime nel tempo. Una sorta di azzardo puramente propagandistico, perché questo vaccino è condizionato all'autorizzazione dell'EMA, quindi un'autorizzazione internazionale, e un'autorizzazione nazionale, e le procedure internazionali non sono neppure partite. Quindi stiamo davvero prendendo in giro la gente, immaginando dietro l'angolo delle soluzioni che non ci sono, quando invece la gestione della sanità è veramente in condizioni drammatiche, per non dire peggio. E noi siamo invece per acquisire il vaccino Sputnik, lo ha detto Matteo Salvini da settimane, semplicemente nel rispetto delle regole. Il problema fondamentale è che non si possono trovare scorciatoie. Tra l'altro c'è un altro elemento che preoccupa tutti quanti noi, cioè non sappiamo le condizioni contrattuali alle quali questo acquisto è stato organizzato dalla Regione Campania. È un precontratto che varrà quando finalmente, tra parecchi mesi, verrà autorizzato lo Sputnik. E se per caso nel frattempo il vaccino a prezzo che è crollato, perché ogni giorno qui ci sono le nuove attività che partono, nuovi vaccini che si cominciano a sperimentare, probabilmente i campani rischiano di pagare tra molti mesi un prodotto come tutti quanti gli altri a peso d'oro, l'ennesima bravata di De Luca. Nei giorni scorsi ha partecipato all'ennesima manifestazione di associazioni, personale e genitori che chiedono un ritorno in presenza. Ed in effetti l'orientamento del governo sembra essere proprio questo. La Campania, dobbiamo dire, da un anno che invece ha sempre tentato di chiudere la scuola. Qual è la vostra idea? Beh, che la Campania è la regione che nell'ultimo anno è stata per più tempo chiusa, praticamente sempre, un danno ai nostri ragazzi drammatico, anche perché non si è fatto nulla per migliorare l'organizzazione del sistema scolastico. Tant'è vero che noi stiamo, e ho già avanzato una richiesta al Presidente della Commissione Istruzione, siamo di fronte alla rapidissima ipotesi di una riapertura almeno per le scuole fino alla prima media, e non si è ancora messo in piedi nulla per gestire un processo di organizzazione di sicurezza che invece è indispensabile. Quindi abbiamo il paradosso, si chiude pur di non lavorare perché le cose possano essere organizzate per il meglio, senza avere nessun tipo di cautela e senza ancora avere nessuna idea specifica di un rapporto tra andare a scuola e contagi. Insomma, francamente, siamo di fronte all'ennesima gestione assolutamente superficiale di un fenomeno invece gravissimo come quello del Covid. Può essere una soluzione concreta quella dei tamponi antigenici settimanali? Anche se la Campania ci ha provato e l'esperimento però non è riuscito, perché ricordiamo che era stata preventivata un'operazione del genere, ma non è mai andata in porto. De Luca in generale corre dietro ai rimedi effetto, alle bravate, a quello che possa servire a conquistare un titolo di giornale, la sostanza non conta. Il vero tema è che qui si tratta di scegliere in sintonia col governo una soluzione che valga per il paese, che acceleri il sistema e che sia anche in grado di mettere in sicurezza gli italiani e ovviamente i campani. Mi pare che la strada scelta dal nuovo responsabile dell'unità di crisi nazionale sia invece nella direzione giusta, accelerare il numero dei vaccini, il resto sarà un accompagnamento necessario, ma ovviamente la misura straordinariamente importante è quella di avere rapidamente in campo i numeri che sono sufficienti a vaccinare prima possibile tutti gli italiani.